Diamo inizio con oggi a questa serie di lezioni shakespeariane, dove insomma sapete cos'è, se siete venuti apposta sapete cos'è. E oggi cominciamo con i due gentiluomini di Verona. La persona che vi intratterrà con questo argomento è Fausto Paravidino. Sono felice di sapere, di immaginare che non sono solo addetti ai lavori quelli che sono qui, perché le nostre vogliono essere lezioni, incontri su Shakespeare molto per il pubblico, molto popolari. Fausto Paravidino! Io gli faccio da spalla, cioè quando lui ha bisogno di un partner per leggere mi chiama e io leggo le cose che lui deve leggere. Grazie per essere qui, a te. Di già, ciao! Dove mi metto? Dove vuoi? Ti do fastidio? No, non mi dai fastidio. Se non mi dai fastidio, non mi dai fastidio. Questo qua. Allora, cominciamo qua, ma poi ti alzi subito, ti chiamo subito. Cominciamo quasi dall'inizio, nel senso che siamo più o meno dalle parti dell'inizio di Shakespeare. Lui era molto giovane, i personaggi sono addirittura giovanissimi in questa storia qua, credo, perlomeno così ci è parso leggiucchiandola. Lui scrive prima l'Enrico VI, parte prima, parte seconda, parte terza, scrive 15 atti di Enrico VI, 9 ore, 12 ore, quel che è. Poi un paio di commedie, una è la commedia degli errori, che è una riscrittura quasi uguale di Plaut, poi, poi butta giù Riccardo III, poi scrive Tito Andronico, che è una tragedia terribile, cupissima, la Bisbetica Domata, che è quella roba molto strana, e Due Gentiluomini di Verona, più o meno da queste parti qua, più o meno in questo periodo. Due Gentiluomini di Verona è una commedia, parla d'amicizia e parla d'amore, una commedia molto poco rappresentata, ci sono un sacco di cose, una caramella che mi sei io parlo tu bevi, ci sono un sacco di cose strampalate, ci sono delle cose molto sgangherate che fanno sì che questa commedia non sia rappresentatissima, poi le vedremo, però è una commedia molto bella, è molto limpida, c'è già tutto Shakespeare forse fatto male, ma c'è tutto Shakespeare. Quello che gli piace qui dentro probabilmente c'è. Ci sono almeno tre storie diverse che si mescolano, noi ci concentriamo su quella del titolo, quella dei due gentiluomini, la storia di amicizia che dà vita a questa faccenda. Poi naturalmente c'è una sottotrama comica, questo succede molto spesso nelle commedie di Shakespeare, che c'è una trama principale che è quasi seria, dove parlano per lo più in versi, ma non necessariamente, e poi c'è una sottotrama comica che fa il verso a quella seria, è esercitata normalmente dai domestici e più o meno, ma come anche nella tradizione di Goldoni e altri, più o meno ripercorre, assomiglia a una specie di parodia, di messa in scena parodica di quello che è nella trama principale. In questo caso la trama principale parla d'amicizia ma parla d'amore, i personaggi sono Valentino e Proteo, adesso li vediamo, la sottotrama invece sono i loro servitori che si chiamano Speed e Launce, che a loro modo parlano d'amore, nel senso che uno si innamora terribilmente di una cessa, perché Shakespeare faceva tanto ridere quando uno si innamora di una cessa e ne canta le lodi parlandone male, e invece un altro ha un amore non ricambiato, quindi un amore tragico come uno della storia nei confronti del suo cane, che si comporta malissimo, è quello il personaggio più famoso della commedia, però di questo purtroppo non ne parliamo, facciamo un'altra, la prossima volta facciamo una lezione su Launce e il suo cane. E invece adesso vediamo che cosa succede, e poi c'è la terza storia, che è la storia delle due femmine di questa vicenda, in particolare di Giulia, che è, diciamo, la genitrice, che è una Viola, una Rosalind addirittura, è una di quelle che a un certo punto si travestono senza motivo e partono per l'avventura a cercare il loro amato e via dicendo. Si travestono normalmente per mettere più a suo agio l'attore che le interpretava, che era un maschio che se può togliersi la gonna e mettersi delle virili calzemaglia preferisce. Ma tendenzialmente, questo più o meno è l'avventura di Giulia, questa ve la raccontiamo poco a poco quando c'è bisogno di sapere che cosa stanno combinando queste ragazze super intraprendenti, perché nel mondo bizzarro di Shakespeare gli uomini quando si innamorano diventano ottusi, le donne quando si innamorano diventano argute. Questo succede in genere nelle commedie di Shakespeare.
cosa succede all'inizio? Una commedia inizia, mi piace dire sempre, o una tragedia, inizia quando un ordine entra in crisi, no? Cioè un ordine del mondo, il mondo sta nel suo equilibrio, poi questo equilibrio si prende una spallata e di colpo ci si trova ad avere un problema. Questo problema va risolto. Se il problema viene risolto in modo che alla fine si sposano, era una commedia. Se il problema viene risolto in modo che alla fine è un'ecatombe, era una tragedia. Questo è nel teatro di Shakespeare, più o meno nel teatro in generale, però c'è il ritrovamento di un ordine. Mi piace molto l'inizio della commedia perché l'ordine è ovviamente entrato già in crisi, no? Se chiamiamo un gruppo di scrittori, facciamo un laboratorio bello per gli scrittori, diciamo, allora, questa è una storia di amicizia che poi attraverserà delle peripezie per andar male o per andar bene, non lo sappiamo ancora. Come iniziamo? Allora, il giovane scrittore dice: iniziamo con una bella scena di presentazione dove si scopre che questi due sono amici. No, le scene di presentazione non esistono. Questo Shakespeare lo sa benissimo, lo sa anche Hitchcock. Le cose devono incominciare patapunfete. Per cui Romeo e Giulietta, una bella storia d'amore di due che uno non è ancora innamorato, l'altro è innamorato della persona sbagliata, e dicendo, non comincia con una lamentela, quindi d'amore, comincia con una rissa. Poi dopo si lamenteranno, però iniziamo da una bella rissa. Amleto è la storia di un ragazzo depresso, non incomincia con un ragazzo depresso, ma incomincia con un... Chi va là? Fermo! No, rispondi tu! Qui, allo stesso modo, inizia con un ordine già più o meno. Inizia con un ordine che è già entrato in crisi. Noi sapremo che questi qua sono amici dell'infanzia, che hanno passato... Ci sono questi due ragazzini, sono questi due ragazzini che sono amici da quando erano piccolini, che sono stati sempre il mondo l'uno per l'altro, che quindi fanno un sacco di progetti che non manterranno per quando diventeranno grandi, ma la commedia inizia quando loro si separano. Prego, Valentino. Lui fa Valentino, io faccio Proteo. Lui è quello più figo, io sono quello che ha il problema. Smetti di insistere, mio caro Proteo. Cominci già con le contoscene. Ho detto una frase. Smetti di insistere, mio caro Proteo. Se resto a casa non me ne andrò mai. Piuttosto, se tu non fossi incollato a contemplare il tuo innamoramento, sarei io a chiederti di accompagnarmi in giro per il mondo, per scoprirlo, anziché stare a casa a far la muffa buttando via così la giovinezza. Ma se sei innamorato, allora ama come farei io se capitasse a me. Allora parti. Valentino, addio. E pensa Proteo, se nel tuo viaggiare ti imbatti in qualche cosa di speciale, fammi partecipe della tua gioia e se dovessi trovarti in pericolo, affidati a me nelle tue preghiere. Perché prego per te, io, Valentino. Sì, su un libro d'amore preghi per me? Su un libro che amo, prego per te. Sarà su qualche storiella profonda. Leandro innamorato attraversò il mare. Ma quella è una profonda storia d'amore. Più profonda del mare non si può. Tu invece ci sei fino agli stivali, senza aver guardato neanche un fiume. Ma che stivali? Ma piantala lì! No, non sono io che la pianto, lo fai tu. Cosa? Il pianto, il pianto, che in amore non funziona il pianto, mille sospiri vincono uno sguardo, notti insonni solo per un'occhiata e se per caso vinci è stato un caso, se perdi invece hai vinto una fatica, l'astuzia porta a casa la follia o la follia porta a casa l'astuzia. Quindi secondo te io sarei matto? Secondo te non lo saresti affatto? Tu parli dell'amore, non di me. Ma tu fai tutto quello che ti si dice e chi obbedisce agli ordini di un matto, io non lo metto nel novero dei savi. Però, se come dicono i poeti, il verme vive nel fresco bocciolo, l'amore può abitare la saggezza. Sì, e però poi aggiungono i poeti che il verme lo divora quel bocciolo, come l'amore divora lo spirito facendolo impazzire ancora in boccio, togliendogli il colore prima ancora che veda la speranza del futuro. Ma perché perdo tempo a consigliarti se hai già deciso di votarti al nulla? Di nuovo, addio, c'è mio padre che mi aspetta al porto e vuole vedermi prendere la nave, ciao. Vengo anch'io, no, ti accompagno, No, caro Proteo, lasciami qui, aspetto le tue lettere, a Milano, sui tuoi eccessi amorosi e su quanto succede qui in assenza del tuo amico. Io mi farò vivo con le mie. Spero che sarai felice a Milano. E tu altrettanto a casa. Allora, addio. Esce. Lui va dietro alla gloria e io all'amore. Lascia gli amici per dargli più onore e io perdo me e loro per amore. Tu, Giulia,
hai fatto questo cambiamento. Per te ignoro gli studi, perdo tempo, sordo ai consigli, non do peso a niente. Adesso io vi prometto che poi dopo vi lasciamo in pace con i comici, però per farvi capire più o meno che tipo di asinata è, adesso entra, mentre il prote è lì che si strugge, entra il servitore di Valentino. Speed. E che tipo è? È un tipo tonto, credo. Per far ridere deve essere tonto. Speed perché va veloce? Speed perché va piano, quindi speed. Questo è il tipo di... Buongiorno, prote. Hai visto mica il mio padrone? È andato adesso ad imbarcarsi per Milano. Questo è importante, si imbarca per Milano. Questa, sono a Verona, si imbarca per Milano. Questa non è importante la geografia. Si è imbarcato in barca per Milano. Eccoli, sono sicuro che la nave è partita e io me la sono persa. Ma che capra che sono? Certo, le capre si perdono sempre quando il pastore le perde di vista. Scusa, no, questo non ho capito cosa vuol dire. Cioè, il mio padrone sarebbe un pastore, io sono una capra? Proprio. Allora, in ogni caso, le mie corna sono le sue. Una risposta cretina, questa proprio da capra. Sì, che riconferma che io... Esatto, il tuo padrone è un pastore. No, io la posso smontare questa teoria. Sarà difficile che io non ne trovi un'altra conferma. È il pastore che va dietro le capre e non il contrario. Ma sono io a cercare il mio padrone e quindi non è lui che cerca me. Quindi non sono io la capra. Le capre vanno dietro al pastore che gli dà l'erbetta. Non è il pastore ad andare dietro alle capre sperando che gli diano da mangiare. Il tuo padrone non va dietro a te perché tu gli dai l'erbetta. Tu vai dietro al tuo padrone perché ti dà da mangiare capra. Un'altra prova così e mi metto a fare beh. Senti, la mia lettera a Giulia l'hai portata? Sì, da bravo pecorone ho portato la vostra lettera a quella pollastrella e a quella maiala. Guarda un po', non mi ha dato niente in cambio per il mio lavoro. Io che ho sgobbato come un muro, va che vacca. C'è da perdersi in questo zoo! No, per non perderla la devi marchiare allora. No, per non perderla dovrei dartene un sacco. Oh no, signore, un sacco è troppo intero. In fondo ho soltanto portato una lettera. Ma mica di soldi, un sacco di botte. Sacchi, botti, riempiteli pure di quel che volete, sarà sempre più leggero del peso di portare le vostre lettere a quella là. Cosa ha detto? Io ho... Dai, non fare l'asino. Non faccio l'asino, faccio niente. Siete voi, mi avete fatto una domanda, io ho detto io. Io asino primo. E faceva ridere ai tempi di Shakespeare questa roba qua. Ma faceva ridere adesso, vedi? Volete essere voi il primo, benissimo, vi siete ricompensato da solo, bravo asino. Ma aspetta, a te la ricompensa, sei tu che hai portato la lettera. La ricompensa di essere chiamato asino, ma che bene. Quanto la fai lunga? Quanto avete le braccine corte. Dai, forza, andiamo, vuota il sacco, cosa ti ha detto? Vuotatelo voi il sacco, datemi la mia ricompensa e poi io lo svuoto subito dopo il mio. Questo per i tuoi sforzi. Allora, cosa ha detto? Allora, a dire la verità io... Io la vedo dura per voi. Perché? Cosa ti ha dato modo di capire? Dato? Non mi ha dato niente. Niente non mi ha dato. Neanche un centesimo per quella lettera. Ma se è così, con chi gliel'ha portata la lettera, sarà ancora peggio per chi gliel'ha mandata. Boh, dico, è dura come il ferro. Ecco che cos'è. Cosa ha detto? Niente. Niente. Nemmeno to per il disturbo. Niente. Ringrazio invece voi e vi consiglio di consegnarvi da solo la posta, perché io adesso devo andare a cercare il mio padrone. Vai a salvare la nave dai naufragi, che finché ci sei sopra sicuro non affonda, il tuo destino è morire all'asciutto. Io manderò un messaggero migliore, temo che Giulia non legga i messaggi anche per la qualità del postino. Dopo, qui appunto, c'è una scena di Giulia che invece sapientemente chiede alla sua amica: ma secondo te di chi è che mi dovrei innamorare? Fanno un po' di nomi, giocano eccetera, c'è una lettera, strappano la lettera di Proteo, insomma Giulia scopre che la persona che ama, che è Proteo per l'appunto, ama lei di rimando ed è tutta contenta, e allora anche lei scrive a Proteo. Proteo riceve la lettera di Giulia ed è felicissimo, è lì che si gongola con la sua lettera quando lo scopre il suo papà. Che cosa c'è? Aspetta un attimo, scusa. Però non c'è ancora il suo papà, c'è Proteo che si gongola con la sua lettera e dice: ah, dolce amore, dolci parole, dolce vita, ecco la sua scrittura, ecco il suo cuore ed ecco il suo giuramento di amarmi. O volessero le nostre famiglie approvare questo amore, perché lui è di Verona, lo sa che c'è un problema spesso con le famiglie, approvare questo amore e suggellare con loro assenso la nostra felicità. Oh, divina Giulia! Che cosa c'è? Eh? Ho detto che cosa c'è?
Che lettera stai leggendo lì? No, niente, sono poche parole affettuose, se non dispiace a Vostra Signoria che mi ha inviato Valentino tramite un amico che lo ha lasciato da poco. Da qua, che voglio vedere. Voglio vedere che dice. Non dice niente, signore, scrive soltanto che è felice, che è ben voluto, che dall'imperatore, che prima era duca, adesso imperatore, riceve molte carezze e che mi vorrebbe con sé compagno della sua fortuna. Oh, e questo desiderio tu come lo accogli? Anteponendo la volontà del padre al desiderio dell'amico. Allora la mia volontà concorda alquanto col suo desiderio. Non stupirti di questa mia subitanea risoluzione, così intendo che sia e basta. Trascorrerai qualche tempo con Valentino alla corte e su quello che la famiglia gli passa per il mantenimento anche tu puoi contarci. Domani ti troverai pronto a partire. Niente parole, è un ordine. Ma signore, io non potrò prepararmi così di un tratto, vi prego, aspettate almeno un giorno o due. Quanto ti servirà ti sarà mandato, basta, non più indugi, partirai domani. Vieni, Pantino. Suo fratello. Vieni, Pantino, fai il tuo necessario per affrettare il viaggio. Ti saluto. Però se rimane da solo. E così, ecco, io volendo evitare il fuoco, ho finito con l'annegarmi in mare, non ho osato mostrare a mio padre le lettere di Giulia, avevo paura che si opponesse al mio amore e con questa scusa e via dicendo si trova nei guai. Deve lasciare Giulia e deve andare dal suo amico. Ma perché non dice al padre che è una lettera? Non dice al padre perché è timido. Cioè il padre non era opposto a questo amore? No, non c'è nessun indizio, ma lui ne ha paura. Poteva sposare Giulia tranquillo? Probabilmente sì, probabilmente sì. Gli viene una grandissima soggezione. È adolescente. È adolescente, questi ragazzi sono adolescenti, è evidente che loro non hanno, sono al loro primo amore, al loro primissimo amore. Valentino ha un grandissimo disprezzo per l'amore, è sicuro di essere votato ad altre cose, non certo a questa debolezza, infatti va a Milano. Proto invece vive dentro un amore che è completamente immaginario, dentro un amore che è fatto di letterine, di messaggini, dicendo che appena però minaccia di concretizzarsi in qualcosa di reale, gli fa una paura terribile, per cui di fronte al padre lui si inventa delle scuse piuttosto che ammettere che stava leggendo una lettera d'amore. E questo è l'innesco della vicenda, in questa pièce loro dovranno in qualche maniera diventare grandi, e infatti adesso andiamo a Milano e vediamo che novità pazzesca che è successa a Valentino. Speedy, il servitore, quello che faceva lui prima, adesso si va da lui e gli dice: signor Valentino, ecco il vostro guanto. Aspetta, Valentino. Tu sei Valentino e siamo a Milano, alla corte del duca o imperatore, che dir si voglia. E il pubblico sa qualcosa di quello che gli è successo? Non sa assolutamente nulla. Con questa è la prima volta informato che lo di cosa gli è successo a Valentino. Esattamente. Che non abbiamo mai più rivisto. Dicevi? Il vostro guanto, dice Speed, il servo di prima. Ma no, che guanto? Non può essere, io il mio paio di guanti l'ho già messo. Mezzo. Allora questo potrebbe mancare a completarlo, questo guanto qua. Di chi è questo guanto? Eccolo. Fa vedere. Terzo guanto. Ah, sì, dammelo. È mio. Qui parte una musica dolcissima. Naturalmente. Perché è il dolcissimo ornamento di un divino portento. Oh, Silvia, Silvia. Silvia! Come? Silvia! Oh, ma cosa fai, imbecille? Non poteva sentire, tutto piano. Silvia, ma chi ti ha detto di chiamarla? Vossignoria, se non mi sbaglio. Ma tu sei sempre precipitoso. Poco fa mi dicevate che era una lumaca. Basta! Dimmi, ma tu la conosci, Madonna Silvia? Quella di cui è innamorato, Vossignoria? Come lo sai che sono innamorato? Come lo so che sono innamorato? Che prima, da questi segni, prima di tutto avete imparato come proteo a tenere le braccia incrociate come un infelice. Poi a gorgheggiare canzoni d'amore come un petirosso. A passeggiare solitario, lontano da tutti, come se fosse una pandemia. A sospirare come uno scolaretto che ha perduto l'abbecedario. A piangere come una ragazzina che ha visto sotterrare la nonna, poverina. A digiunare come uno che sta a dieta. A vegliare come chi ha paura dei ladri, a parlare con una vocina piagnucolosa come una cattona al giorno di ogni santi che si piagnucola. Prima, dico prima, quando ridevate vi si sentiva fare chi come un
pollastro, quando camminavate era un'andatura da leone, digiunare se ne parlava soltanto subito dopo cena, le tristezze non vi venivano che se avevate il portafoglio vuoto, e ora mi ha così metamorfosato la padrona che se vi guardo io non riconosco più il mio padrone, non siete più voi, dov'è Valentino? Dove è finito? Ma cioè, tutte queste cose si vedono in me? No, si vedono fuori di voi. Fuori di me? No, non può essere. Fuori vi dico, fuori come un poggiolo. E chi potrebbe fuori di voi essere tanto fanciullone? Siete così fuori di voi che la vostra follia si vede per trasparenza dentro di voi, come l'orina dentro una provetta. Sicché non c'è sguardo che ad osservarvi non diventi medico e non indovini la vostra malattia. Quale calamore. Dimmi, ma tu la conosci o no, Madonna Silvia? Quella che vi divorate con gli occhi abitualmente? Te ne sei accorto? Sì, proprio lei. No, non la conosco. E come? Conosci che lei, dal mio modo di guardarla, ma non conosci lei? No. Allora, che cosa pensi di me? Dimmi sinceramente. Dimmi che cosa pensi di me, che l'apprezzo così tanto. Ma non l'avete vista da quando è sfigurata? Sfigurata? Ma da quando? Dal giorno che l'amate. Ma io l'ho amata dal primo momento e sempre mi è parsa bella. Ah, appunto che non l'avete mai vista prima. Se l'amate non potete vederla. Perché? Perché l'amore è cieco. Se voi aveste i miei occhi, o se gli occhi vostri avessero la chiarezza di un tempo, quando prendevate in giro Proteo perché andava in giro senza giarrettiere. Allora, che cosa vedrei? Che siete pazzo e vedete che la bruttezza di lei passa ogni altra, perché Proteo era innamorato e non aveva gli occhi per allacciarsi i calzini, ma voi che siete innamorato come lui non ci vedete neanche tanto da mettervi le vostre di calze. Ieri sera lei mi ha comandato di buttar giù poche righe per una persona che ama. Le avete scritte? Le rigavano dritte? Beh, so, meglio che ho potuto. Zitto, eccola che viene. Ecco, e arriva. Sì, sono sempre io. Tu chi fai? Silvia. La bella Silvia, che è trasfigurata dal vostro amore, naturalmente. Mia signora e padrona, mille volte buongiorno. Mia signora e servente, a voi 2000 volte. Ho preparato quella lettera secondo l'ordine per il vostro amico innominato, ma vi confesso di aver proprio fatto controvoglia, spinto solo dall'obbedienza dovuta a vostra signoria. Vi ringrazio, mio dolce servitore, gli darete. Sembra un atto notarile. Lo so, non è riuscita bene. È che, ignorando il destinatario, scrivevo a caso, dubitando sempre di non dire giusto. E vi è parsa troppa fatica? No, Dio me ne guardi. Se volete ne scriverò altre 1000 per compiacervi, ma... Bravo, indovino il resto, ma non lo dirò. Ma non importa, ma riprendetevi la lettera. Ma vi ringrazio. Ma d'ora in avanti non intendo più importunarvi. Ma che cosa intende, vossignoria? Non vi piace la lettera? Oh, sì, scritta bene, ma come l'avete scritta malvolentieri, allora riprendetevela. Riprendetevela, dico. Ma signora, era per voi? Sì, l'avete scritta a mia richiesta, ma non la voglio per voi. Ci avrei voluto più sentimento. Beh, se lo desiderate io ne farò un'altra. E quando sarà scritta, leggetela per amor mio. Se vi andrà a genio, bene. Altrimenti... Bene. No, se mi andrà a genio, signora, allora cosa? Allora, serbatela in premio per le vostre fatiche. E adesso arrivederci, servitor mio. Quindi lui gli fa scrivere lettere d'amore per lei e gliele rimanda. Lui un po' capisce, un po' fa finta di non capire, hanno questo tipo di corteggiamento qua. Nel frattempo, Proteo deve partire. Sentite questa scena. Questa è la scena dove Proteo saluta la sua amata Giulia perché purtroppo deve partire a raggiungere l'amica. Vieni a far Giulia, metamorfosato. Bellissima, mi raccomando. Questa scena dove Proteo saluta Giulia è l'unica volta che li vediamo insieme. La prima volta che li vediamo insieme, questi due innamorati che fino adesso si sono soltanto scritti. Lei è disperata. Lui è disperata? Sembrerebbe, da quello che dico. Parlano di mare di lacrime, di... Porca miseria. Sì, ma non c'è bisogno, male tu. Lui non sa come gestire il dolore di lei. E dice questo. Abbi pazienza, mia dolce Giulia. Per forza dovrò averne, tanto non c'è rimedio, no? Ma sarò qui di nuovo
appena possibile. Sarai qui, sì, di nuovo. E se non sarai diverso. Eccoti, questo intanto, per ricordo e per amor di Giulia. Te! Gli dà un anello shakespeariano. Facciamo un cambio. A te do questo. Ora suggelliamo il patto con un santo bacio. Occhio l'adolescenza. Stringi la mia mano in segno di eterna fede. E se mai trascorra, però mi piace, e se mai trascorra, Giulia, un'ora sola del giorno, che io non sospiri per te, mi porti l'ora seguente una qualche gran sventura per punirmi del mio oblio d'amore. Ma papà mi attende. No, non dirmi più nulla. Ormai c'è l'alta marea. Ma no, 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 non dico quella delle tue lacrime, che quella troppo a lungo mi farebbe indugiare. Addio, Giulia. Esce Giulia. Però ti riflette. E mi ha lasciato senza una parola. Eppure sì, questo è il vero amore, che non parla. La sua sincerità meglio rifulge nelle azioni che nei discorsi. Ok? C'hanno questo problema qua. Proteo è un po' giovane per l'amore, sembrerebbe, da questa scena. Molto giovane. Idealizza, sembrerebbe. La idealizza completamente. Gli piace scambiarsi le lettere, ma lei gli chiede un bacio, lui gli dà la mano, fa un sacco di parole. Si scambiano gli anelli, tutta questa roba qua. Sì, certo. Cosa succede adesso? Attenzione, cosa vi immaginate che succeda? Lo dico io. Succede che Proteo finalmente arriva a Milano. Valentino è contentissimo che arrivi il suo amico. Ne parla un grandissimo bene a Silvia, ne parla tantissimo. Verrà Proteo, l'amico, vedrai, che meraviglia, quello di cui ti ho tanto parlato, eccetera. Arriva Proteo e trova Valentino e Silvia insieme. Lui, Valentino, presenta, questa è Silvia, non gli dice che è la sua innamorata, gli dice, e continua con quel linguaggio cavalleresco, gli dice: prendi anche questo Proteo come tuo servente, perché Proteo come me accetta i suoi servizi. E Proteo e Silvia si fanno due salamelecchi. Troppo onore per me, no? Troppo onore per me, no? È più grande l'onore che fate a me, no? Ma io sono indegno, e via dicendo. Ma io sono indegno. Poi lei dice: guarda, devo andare, vado di là, mio padre mi aspetta. Tra l'altro lei c'ha un promesso sposo antipaticissimo, un altro personaggio comico, e così se ne va e li lascia soli. La scena, l'incontro tra Proteo e Silvia, l'importante è che non si dicono niente se non del salamelecchismo cortese, eh? Veramente, veramente breve. Ma poi Proteo e Valentino rimangono soli e si rivedono a Milano dopo tantissimo tempo, dopo quella scena d'addio, che è l'unica volta che li abbiamo visti insieme. Che pagina è? 18. 18. Tu adesso chi fai? Io faccio sempre Proteo. Però sei vestito da donna ancora. Però non mi rivesto da Proteo, guarda. Torno proteiforme. Mi proteizzo da Proteo. Sai? Sì, allora io sono a Milano, tu sei arrivato da Verona. È appena uscita, Madonna Silvia, io sono sbarcato dalla nave. Ti ho appena presentato la mia fidanzata, più o meno. Ora dimmi, come stanno tutti? I tuoi amici bene, mi hanno detto di portarti un sacco di saluti. E i tuoi? Buona salute. E la tua bella, come va il tuo amore? Le mie storie d'amore ti annoiavano, so che non ti vanno a genio a te questi discorsi qua. Già, Proteo, ma c'è stato un gran mutamento nella mia vita. Sì. Ho fatto penitenza dei vecchi dispregi. Gli spiriti imperiosi d'amore mi hanno punito con amari digiuni, con gemiti di mortificazione, con lacrime la notte e dolorosi sospiri il giorno. A vendicarsi, credo, della mia noncuranza, amore
mi ha scacciato il sonno da questi occhi asserviti, mettendoli a guardia dei patimenti del mio cuore. Ah, oh, mio proteo gentile, amore, il più potente dei sovrani, e mi ha tanto umiliato che, te lo confesso, non c'è sventura più grande dei suoi castighi, né felicità sulla terra paragonabile a quella di servirlo. Ora, basta, non più discorsi che non siano d'amore. Ora, questa nuda parola, amore, mi è cibo e riposo. Basta, guarda, ti leggo la sorte negli occhi. Ed era quello l'idolo dei tuoi pensieri? Quella che se n'è appena andata? Quella là. Proprio lei. Oh, è o non è una creatura celeste? No, però ha un bellissimo esemplare di bellezza terrena. No, chiamala divina. Non voglio adularla. Allora adula me. L'amore ama le lodi. Quando il malato ero io, mi somministravi una medicina più amara. Oggi dovrei fare altrettanto con te. No, devi dire solo di lei quello che è vero. Mm. Se non vuoi dire divina, riconosci almeno che è angelica. Io no. Sovrana fra tutte le creature del mondo, ed è la verità. A parte la donna mia. No, a parte nessuna, caro. No, a parte che tu non voglia eccepire contro la mia diletta. Non ho ragione io di preferire quella che amo io, scusa. Vabbè, io voglio aiutarti a preferirla. Ah. Un'aureola le verrà dall'alto onore di sorreggere lo strascico. Ora te lo spiego meglio. Alla tua donna le verrà un'aureola dall'alto onore di sorreggere lo strascico alla mia signora, affinché la vile terra non abbia a rubare casualmente un bacio alle sue vesti. E salita, però la voglio pensare bene, in superbia, per sì grande ventura, non sdegni di produrre i fiori profumati. Non ti piace? No, ma che... I fiori profumati dell'estate, prolungando all'infinito il rude inverno. Ma che esagerazioni sono queste? No, scusami, Proteo, non potrò mai dire abbastanza per lodare lei. Nel valore s'annullano tutti gli altri valori, ed ella in questo è sola. E tu lasciala sola. Ma per niente al mondo. Non sai, Proteo, è mia, possedendo un tale gioiello, io sono ricco come 20 mari, le cui sabbie fossero perle, nettare l'onde e oro zecchino gli scogli. Perdonami se non mi sono occupato di te, tu vedi la violenza della mia passione. Quel mio sciocco rivale, c'aveva un rivale? Sì, Tullio, quello è il promesso sposo, un personaggio comico perché pensa di essere amato per il fatto che è ricco, è tutto fiero del fatto di essere ricco. Ma lei non lo ama, lei non lo ama. Ma a me, perdonami se non mi sono occupato di te, tu vedi la violenza della mia passione, quello sciocco rivale che soltanto per l'enorme ricchezza è gradito a suo padre. È uscito con lei e bisogna che li segua, tu lo sai bene, perché amore è pieno di gelosia. Sì, ma lei ti ama. Certo! Ah, sì. Ci siamo scambiati le nostre promesse. Anzi, di più, abbiamo già deciso l'ora delle nozze e della fuga, con i relativi espedienti, dal modo di raggiungere la sua finestra con una scala di corda a tutti gli altri... A Verona facevano così tutti. Sempre, si arrampicavano. Sì, si arrampicavano. Con una scala di corda a tutti gli altri mezzi già concertati per assicurare la mia felicità. Seguimi nella mia camera, caro Proteo! In questa impresa i tuoi consigli mi saranno di giovamento. Andiamo. Vai pure avanti tu. Io vengo a trovarti. Devo tornare al porto per fare sbarcare certe mie robe che mi necessitano. Ti raggiungo fra poco. Sì, ma farai presto. Sì. T'aspetto, eh. Colpo di scena. Disastro. Come caldo, scaccia caldo, chiodo, scaccia chiodo, così svanisce davanti ad un nuovo oggetto il ricordo del mio antico amore. Voce! Poi te la dico io dopo. Come caldo, scaccia caldo, e chiodo, scaccia chiodo, ahimè, così svanisce il ricordo del mio antico amore. È il mio cuore incostante, o è l'elogio di Valentino? È la perfezione eccelsa di lei, è il mio basso tradimento a farmi sragionare così. Lei è bellissima, ma è anche quella Giulia che amo, che amavo. Oddio, si raffredda la mia vecchia sollecitudine per Valentino e sento che non mi è più caro come un tempo. Troppo! Troppo amo la sua donna per poter amare lui. Che adorazione sarà dunque la mia quando la conoscerò meglio, se già quasi senza conoscerla io la amo.
Voglio frenare, se posso, questo amore vaneggiante. Che gli succede una cosa terribile a Proteo. Una cosa tremenda che succede spesso ai personaggi di Shakespeare, nelle sue tragedie e nelle sue commedie. Una cosa da fine del Rinascimento, una cosa da arrivo del Barocco. Credevano tantissimo in una cosa, pensavano che il mondo fosse uno, e invece è arrivare la complessità. Quell'uno va in pezzi. Buona parte dei drammi di Shakespeare, siano essi commedie o tragedie, sono fatti di personaggi che hanno una grandissima convinzione e quella convinzione va a sbattere contro la realtà. Per cui erano personaggi morali, erano personaggi che corrispondevano ad un uno e poi di colpo scoprono che due cose possono essere vere allo stesso tempo. Sta arrivando l'anticlassico, sta arrivando il barocco. La figura del Rinascimento, l'armonia è il cerchio, del barocco è l'ellisse. Guardate Bernini, Borromini, non sono mai stati più in grado di fare un cerchio. Il cerchio ha un centro, un'ellisse ha due fuochi. Qui Proteo scopre di avere due fuochi, scopre che quello in cui credeva non è vero e non sa come metterle insieme queste due cose. Non è, il mondo si è spaccato per lui, si è spaccato l'uno e non sa come metterle insieme. È la stessa cosa che succede a Macbeth. È terribilmente devoto di Re Duncan, è il migliore di tutti quanti, è il miglior guerriero, ha una vita perfetta e poi di colpo sogna di diventare re. Non c'è niente di male, però il mezzo per diventare re è ammazzare Re Duncan. Come fa? È quello che succede ad Otello. Lui dice: io amo Desdemona, il giorno che non l'amassi più sarebbe il caos. Eccolo lì, arriva immediatamente il caos, pronti via. Stessa roba in piccolo succede a Proteo. Si abbandona, e lo spiega benissimo, in maniera molto didascalica, molto poco poetica. Se abbandono la mia Giulia, sono spergiuro. Se amo la bella Silvia, sono spergiuro. Se tradisco l'amico, sono gravemente spergiuro. E tuttavia la stessa potenza che mi strappò al primo giuramento ad impormi oggi questo triplice spergiuro. Sono due cose che sono vere contemporaneamente. Com'è possibile, anche se sono in contraddizione? Amore mi fece giurare e amore mi fa spergiurare. Oh, tu grazioso seduttore, se hai commesso peccato, suggerisci ora questo tuo suddito in tentazione il modo di scolparti. Prima adoravo una tremula stella, adesso mi prostro ad un sole celestiale. Da promesse fatte a cuor leggero può liberarti la riflessione. E sarebbe un inetto chi non avesse tanta volontà da convincere se stesso a lasciare il cattivo per il buono. Cosa ho detto? Ah, vergognati! Vergognati, lingua insolente! Chiamare cattiva colei che con 20.000 giuramenti esalati dall'anima leggesti a tua sovrana. Non posso smettere di amare! Ma intanto lo faccio! Smetto di amare quella che dovrei, perdo Giulia e perdo Valentino, ma se li conservassi mi perderei, mentre ritrovo, se li perdo, me stesso in cambio di Valentino e Silvia in cambio di Giulia. Ora io mi sono più caro di quanto non mi sia caro un amico, perché l'amore di sé è sempre più forte. E Silvia, la testa il cielo che la creò così fulgida, mi fa parere Giulia nera come un etiope. Voglio dimenticare che Giulia è viva e ricordarmi solo che è morto il mio amore per lei. Voglio stimare Valentino un nemico e vedere in Silvia un amico più dolce. Non posso d'ora in avanti essere fedele a me stesso se non tradirò Valentino. Ed ecco che per risolvere il suo ragionamento, per risolvere questa spaccatura, ha una sola possibilità: trasformarsi in un villain. Diventa un cattivo. Da protagonista che era, da personaggio pieno di buoni sentimenti, capisce che l'unica soluzione che ha è diventare il cattivo della pièce, come iscriversi al lungo elenco di cattivi shakespeariani. Comincia a ragionare come un Macbeth, come un Riccardo III, come uno che ha un compito per fare, e sa che per quel compito, per obbedirgli, dovrà fare il male. Ed è pronto a farlo, il male. Cosa fa? Valentino gli ha raccontato della scala di corda, lui va a fare la spia al padre di Silvia, che la voleva sposata a Turio. Il padre di Silvia si infuria terribilmente, il padre di Silvia riesce a scoprire Valentino, grazie alla soffiata di Proteo, e lo esilia. Valentino viene esiliato, quindi scappa, poverino Valentino, scappa nella foresta vicino. C'è sempre una foresta vicino dove scappare per perdersi, dove perdersi per ritrovarsi, no? C'è una foresta di Arden che torna spesso, che è quella di As You Like It, dove i personaggi si inseguono per amore. Naturalmente c'è quella del sogno di una notte di mezz'estate, che più o meno conoscete, che è una sorta di perfezionamento di alcuni meccanismi di questa commedia. Qua funziona in una maniera un pochino rozza, nel sogno, nel sogno funziona.
funzionano molto meglio perché c'è la magia che ci dà una mano ad aggiustare alcune incoerenze. Valentino finisce nella foresta si crea una roba stranamente bucolica, appunto è una foresta di Arden, quella nella quale scappa, perché ci sono dei briganti che lo leggono immediatamente al loro capo perché sa parlare bene. Li convince. In una scena di una pagina loro lo vogliono ammazzare, lo vogliono rapinare, poi lui dice no, 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 scusate, abbiate pazienza, sono un povero infelice, sono uno sventurato. Come parla bene questo qua, accidenti. Facciamolo nostro capo, vuoi diventare il nostro capo? Sì, e sai le lingue? Eh sì, le ho studiate un po'. Oh, ma fantastico, avevamo proprio bisogno, diventa il capo dei briganti. Nel frattempo, naturalmente, c'è tutta quell'altra trama della povera Giulia. La povera Giulia dice, questo proto non torna, questo proto non torna, secondo me il suo cuore si è raffreddato, cosa faccio? Mi travesto da uomo, lo vado a cercare. Straveste da uomo, lo va a cercare, entra al suo servizio come paggio e scopre immediatamente il proto, quindi le chiede a Giulia di corteggiare Silvia per sua fortuna. Silvia è disgustata dalla corte di Proteo, che nel frattempo è diventato un villain. La povera Giulia travestita è costretta a corteggiare Silvia e qui viene fuori la grande intelligenza emotiva di queste due donne, che sono un pochino più scafate, un pochino più preparate di questi due ometti, per cui Giulia detesta Silvia a causa delle parole di Proteo, per il fatto che Proteo è innamorato di lei. Appena Giulia, vestita da paggio, va a portare i regali di Proteo a Silvia per avere in cambio il ritratto e via dicendo, le due donne si riconoscono e diventano immediatamente complici, si riconoscono come persone per bene. Giulia riconosce Silvia come una persona per bene, le piace tantissimo la sua rivale in amore, mentre Silvia non può riconoscere Giulia perché Giulia è travestito, ma vede che in questo paggio c'è qualcosa e diventano amiche. Per Giulia diventano amiche, per Silvia diventano amica amico. Quindi qui c'è questa storia, questa solidarietà di queste due. A un certo punto quindi cosa succede? Succede che Silvia va a fanno il solito trenino, fanno il trenino del sogno in una notte di mezz'estate. Silvia va nel bosco per ritrovare il povero Valentino che è bandito, nascosto, vi dicendo, viene seguita da Turio, che è questo suo promesso sposo, vengono seguite da Proteo, che vuole trovare la sua amata Silvia, che viene seguita da Giulia, che si è travestita da Proteo, che ogni scena prende delle mazzate emotive che non sono mai viste così tante. Ogni scena, cioè Paperino proprio, ogni pagina sono mazzate per la povera Giulia. Vengono seguiti naturalmente dal padre di Silvia, che vuole mettere a posto le cose e fare i matrimoni. E qua arriviamo al finale assolutamente sorprendente, al finale veramente strambo di questa pièce, che è quello che lascia tutti quanti perplessi. E noi lo andiamo a vedere e poi, se volete, ne parliamo. Pagina 37. Allora, cosa ci succede? Succede che c'è sto trenino di gente che si insegue, sappiamo che partono proprio in una maniera buffa, partono in una maniera da cartone animato, con un verso a testa. Ah, io andrò nel bosco per trovare quello, un altro, ah, io andrò nel bosco per seguirlo, un altro, io andrò nel bosco per seguire quei due. Partono dicendo cosa vanno a fare. Scena dopo troviamo Valentino da solo che fa un discorso in stile as you like it, un po' bucolico, quello che dice ah, nel bosco come io mi trovo bene con i miei sentimenti, questo è proprio il posto giusto per piangere sul mio amore, per stare con la compagnia del ricordo di Silvia, eccetera, finché crack, patrim, patrum, sento un rumore e si allarma e lo dice. E cosa c'è? Rumore di dentro. Aspetta, dico la battuta del rumore. Dico quella del rumore. Rumore di dentro. Ma che strepiti, che confusione sono questi di oggi. Questa qua? Sì. Che strepiti, che confusione sono questi di oggi? Saranno sicuramente quei miei compagni balordi, questi banditi, gente che non conosce legge fuori del proprio piacere. Aggrediscono forse qualche sciagurato viandante. E benché mi siano devoti, io ho sempre un grande affare per trattenerli da selvaggi eccessi. Nasconditi, Valentino, ma chi è che viene? Si nasconde. Sono i suoi banditi che hanno fatto rumore. Chi entra? Entrano. Proteo, naturalmente Silvia e Giulia vestita da paggio, che fa il paggio di Proteo. Fai la bella Silvia. Io ti devo fare. Tu devi fare Silvia, credo. Sì, io continuo a fare Proteo. No, fai okay. Valentino e Silvia. Guardi, Valentino faccio così. Valentino, perché? Okay, vai, ci sono. Ce l'ho. Anche se voi, signora, dice cioè, questo è Proteo che dice. Questo è Proteo che dice a Silvia che lui ha appena salvato dalle guardie, ma si capirà. Anche se voi,
Signora, non volete degnarvi di riconoscere quanto il vostro servo fa per voi, pure il servizio che vi ho reso, rischiando la vita per liberarvi da quel malandrino, che sono i briganti buoni, che certo avrebbe fatto oltraggio al vostro onore, merita almeno in cambio un benevolo sguardo. No! Non potrei io chiedervi, né voi concedermi ricompensa più lieve. Ma quello che vedo e sento è come un incubo questo. Sempre lui. Dammi pazienza, amore. A contenermi un poco. Silvia. Oh, sventurata, infelice che sono, vai via! No, infelice! Signora, voi eravate prima che io venissi, ma raggiungendomi io vi ho resa felice. No, infelicissima mi rendi con la tua vicinanza! E c'è anche l'altra, Giulia. C'è Giulia, poverina, che la tagliamo, però dice, oh, dice pure io sono tanto infelice, lei ogni tanto dice che è infelice, giustamente. Allora, però infelicissima mi rendi con la tua vicinanza! Eppure a me, quando ti vedo vicino. Ma avessi addunghiato un leone famelico, avrei preferito servir da pasto alla belva piuttosto che vedermi salvare dal traditore Proteo! Oh, mi sia testimone il cielo se amo Valentino come l'anima mia, e altrettanto e non più che non sarebbe possibile, odio lo spergiuro e dire Proteo, vai via! Va dunque, abbandona le tue insistenze, vai via! E quale rischio, benché mortale, io non affronterei per un solo vostro sguardo cortese? Ma è dunque la maledizione dell'amore che la donna non ami colui dal quale è amata? No, né Proteo, nemmeno Proteo ama colei che pure lo idolatra. La povera Giulia, leggi in cuore Giulia, tuo primo, tuo vero amore, per la quale tu spartisti la tua fede in mille giuramenti, che poi hai mutato in altrettanti spergiuri per volgerti a me, traditore, traditore del tuo leale amico, vai via! Ma in amore chi è che rispetta l'amicizia? Tutti, tranne Proteo. Ebbene, allora, se la persuasiva dolcezza, attenzione alla dolce, delle mie parole appassionate, non ha saputo piegarvi a più indulgente attitudine, vi corteggerò da soldato. No. È un eufemismo. Usando a conquistarvi contro la natura stessa dell'amore le armi della violenza. Oh mio Dio, no. E saprò forzarti alla mia voglia. No, ti prego, no, non farlo, ti prego, no, ti prego. Valentino. No. Indegno, bruto, giù le mani, bastardo, lasciala subito, amico di falsa lega. Valentino! Boom, grande sorpresa. Forse si menano, probabilmente si menano. Sono adolescenti, probabilmente Valentino. Forte, mi sembra il momento buono per far baruffa, no? No, beh, in Shakespeare ci deve essere sempre, attenzione, una canzone che non vi abbiamo sentito, un bacio e una zuffa. Esatto. Questi ci sono sempre. Credo che sia il momento della zuffa. Sta violentando la sua fidanzata, è chiaro che succede questo. Zuffa. Indegno, brutto, giù le mani, lasciala subito. Va giù, poi. E quell'altro sangue da delle parti e lui si trova anche la mano che si è fatto male. Sono adolescenti, si guardano e dicono, ma che cazzo stiamo facendo? Valentino. Ma cosa sei diventato? Ma Valentino un cazzo, Valentino. Ma Valentino no. Un amico come tutti gli altri, senza fede né affetto, ecco cosa sono gli amici oggigiorno. Scellerato, bastardo, che hai tradito tutta la mia fiducia. Però dovevo vederlo con i miei occhi per crederlo. Né oggi oserei più, mai più oserò dire che ho un solo amico sulla terra, perché tu mi proveresti il contrario, maledetto bastardo. E di chi mi devo fidare adesso? Se la mano destra è spergiura al petto. Che pena, Proteo, di non poter più credere in te, di sentirmi straniero al mondo per colpa tua. La ferita più intima è la più profonda, bastardo! Sciagurato momento in cui ti si rivela che l'amore tra gli amici cela l'odio dentro i nemici. Colpa e vergogna mi fanno ugualmente smarrito. Valentino, perdonami. Valentino, Se un rincrescimento sincero può essere un riscatto bastante all'offesa, io questo rincrescimento te lo offro.
Valentino, il dolore che provo è grande come il male che ho commesso. Vieni qua. Non troppo vicino. No, 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 no. Vale. Così. Va bene, basta, dai. Così sono ripagato. E ti riaccolgo nel novero degli onesti. Chi non si contenta del pentimento non merita di stare né sulla terra né in cielo. Indulgono al rimorso entrambi questi regni e dell'Eterno stesso si placano gli sdegni. Per dimostrarti quanto sia schietto il mio perdono, il posto che ho nel cuore di Silvia, il posto che ho nel cuore di Silvia, lasciami finire. A te lo dono. Vieni, mettiti con lui. Capito? Giulia sviene. Giulia, oh, ma è felice. Pompate. E crolla. Che succede? Oh, 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 soccorriamo il mio Paggio. Qui c'è Giulia svenuta? C'è Giulia svenuta. Oh, 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 ragazzi. Paggio, oi. Che scherzi sono questi? E svegliati, che ti capita? Oh, apri gli occhi, parla. E lei rinviene. E lei rinviene, dice la fai tu? Buon signore, il mio padrone mi aveva incaricato di consegnare un anello a Madonna Silvia. E io, per negligenza, non l'ho fatto. E dov'è questo anello? Eccolo qua. Poggio un anello. Come? Aspetta, lasciami vedere. Oh! Ma questo è l'anello che io avevo dato a Giulia. Ah, mi sarò sbagliata. Questo è l'anello che volevate dare a Silvia. Sì, ma come ti trovi a possedere quell'altro anello? Io l'avevo dato a Giulia partendo. E Giulia stessa l'ha dato a me? E Giulia stessa l'ha portato qua. Come? Ma... Giulia! Riconosci colei a cui dedicasti tutti i tuoi giuramenti e che li ha coltivati nel profondo del cuore. Quante volte con i tuoi spergiuri gli hai spaccato il cuore alla radice. Oh, proprio che almeno i miei panni ti facciano arrossire. Vergognati, perché ho dovuto indossare quest'abito immodesto, seppur tale può dirsi un travestimento ispirato dall'amore. Adesso meglio si scusa, assai meglio si scusa donna che muti aspetto, di quanto non si scusi l'uomo che muta affetto. È l'uomo che muta affetto, è vero. È vero, sì, è vero. Oh cielo! Ma se non fosse volubile, l'uomo toccherebbe la perfezione. Quest'unico errore. Se la cavo mercata, È colpe dalla spinta. È la volubilità, la volubilezza che ha tutti i suoi peccati e colpe dalla spinta. Ma prima assai di vincere, la mia incostanza è vinta. Silvia, non so nel volto quale grazie riveli che in Giulia non ritrovi nei miei occhi fedeli. E qui arriva Valentino che... Che diventa papa. Dai. Datevi la mano e che unendole io possa vedervi felici ormai. Amatevi, perché è un peccato stare più a lungo nemici. Attesti il cielo, dice Prote, che questo è il mio solo desiderio. E qua c'è Giulia che deve decidere se dargli la mano o no. Capisci di profondo. Ed è anche il mio. E si danno forse la mano. Si baciano stavolta. Magari si baciano. Magari si baciano, visto che all'inizio non l'ha fatto. Penso di sì, perché lui è cresciuto. Perché questi ragazzi sono diventati grandi. E finisce la commedia, così. Eh sì, arriva il duca, arriva il papà di Silvia, naturalmente. C'è quella codina dove arriva il papà di Silvia, arriva il povero Turio che dice io rimango senza niente, tutto quanto è svelato, tutto quanto risolto e si celebra il doppio matrimonio. La domanda molto strana è perché Silvia non si ribella quando Valentino dice è tutto quello che mio
è di Giulia, è di Silvia, io te lo dono. Ma perché la vede qual è la situazione? Lo capisce qual è la situazione. Sono due ragazzi che hanno messo a prova, alla prova la loro amicizia, che hanno pensato, che non si erano mai innamorati. Una cosa sapevano, di essere amici. Nel momento in cui si sono innamorati per la prima volta non hanno capito più niente. Proteo si era innamorato in una maniera molto infantile. Proteo si era innamorato dell'idea di essere innamorato, come Romeo la prima volta che si innamora. Romeo si innamora di Rosalina, ma si innamora dell'idea di amare Rosalina, no? Si innamora del suo Sturm und Drang, si innamora del non essere ricambiato, si innamora per lettera, come Proteo. Poi con Giulietta si innamora di una persona reale, cresce, gli capita questa cosa qua, no? Proteo è innamorato di un'idea e questa idea lo mette in conflitto con Valentino, ma sono degli adolescenti, non sanno niente dell'amore, stanno nel mondo delle idee. Valentino non si è ancora innamorato, ma neanche di un'idea, e quindi semplicemente pensa che non gli capiterà mai. Quando Valentino si innamora per la prima volta, il mondo di Proteo cade un'altra volta. Valentino, secondo René Girard, che ci tiene molto al meccanismo mimetico, farà di tutto per far innamorare Proteo e Silvia. Perché Proteo non si innamora di Silvia perché vede Silvia, si innamora di Silvia per quello che gli dice Valentino, si innamora per non essere escluso da quella relazione. E Valentino cerca di tenerli dentro questa relazione. In questo modo creano una situazione impossibile. Questa situazione impossibile diventa una situazione drammatica, dove appunto, dove Proteo scopre che delle cose possono convivere, dove Valentino scopre che non poteva includere Proteo all'interno della sua relazione amorosa. Scopre anche lui che non esiste l'uno. Scopre anche lui che l'amicizia ha il posto dell'amicizia, che non può invadere completamente il posto dell'amore. Poi c'è un movimento molto bello alla fine. Probabilmente Valentino, nel momento in cui dice quello che è mio di Silvia te lo dono, forse involontariamente, non è che Shakespeare ci ha pensato, però forse si libera dell'idea dell'amore come possesso. Che cosa è suo di Silvia? Ma niente. Quello che è di Silvia, non è di Valentino, no? Per cui ci potrebbe essere anche un superamento dell'amore come possesso. Sicuramente questo è un viaggio di formazione, di un'amicizia, parla di un'amicizia che passa, perché Silvia è un'idea, Giulia è un personaggio, ma Silvia è un'idea. È una storia di amicizia che passa attraverso un dramma e che passa anche attraverso il tradimento e quindi poi al meccanismo meraviglioso del perdono, perché questi possano diventare grandi. Cioè quella storia che viene citata spesso da Hillman, la barzelletta del padre ebreo, che dice al bambino: sali sul primo scalino, buttati e io ti prenderò. E il bambino lo fa e lui lo raccoglie. Poi il padre dice: sali, figlio mio, sul secondo scalino, buttati e io ti prenderò. E il bambino lo fa e il padre lo raccoglie. Sali sul terzo, il bambino arriva in cima alla scala, sali in cima al ventesimo scalino, buttati e io ti accoglierò. Il bambino si butta, il padre si sposta, il bambino cade per terra, si fa malissimo. Il padre gli dice: capito la lezione? Mai fidarsi di un ebreo. Ora, questo è un racconto che a Hillman piace moltissimo, perché ha tolta la battuta finale, a parte non fidarsi di un ebreo, perché parla di un rapporto che non può sopravvivere, che non può durare in eterno se non passa attraverso il dramma del tradimento. I genitori tradiscono i figli nel momento in cui i figli scoprono che i genitori non sono perfetti, devono rifondare il rapporto. Devono ricostruirlo accettando il fatto che i loro genitori non sono onnipotenti e non sono perfetti. E Valentino e Proteo devono rifondare il loro rapporto passando attraverso questo. Allora, se vi sembra implausibile il finale, e vi sembra giustamente implausibile, ed è bello che vi sembri implausibile, è giusto che voi facciate quando Valentino lo perdona, quando Proteo dice: guarda, mi dispiace, non so cos'altro dirti, sono veramente pentito, ma non mi basta. Certo che non ci basta, perché è una sintesi clamorosa che consegna la commedia più nel mondo delle idee che nel mondo del plausibile. Ma l'idea è che intanto sono dei ragazzini, per cui questo gli succede per la prima volta, per cui loro hanno più voglia di essere amici che di essere nemici, nonostante tutto. E quindi la riconciliazione è possibile tra di loro. La loro amicizia, il loro rapporto, la loro conoscenza di se stessi passa attraverso la scoperta della complessità.
sia per Proteo che per Valentino, che è stato un attore del suo, del tradimento di Proteo. Quindi accedono a una nuova complessità e quindi possono costruire una società, è una pièce dove la società conta molto. Adesso abbiamo tolto altre cose, però vanno a costruire una società che è in equilibrio rispetto a quella dalla quale partivano, che è ovviamente in disequilibrio, perché se il loro rapporto è minacciato dal fatto che uno si innamori, è chiaro che è una società preerotica e quindi non potrà mantenere il suo equilibrio per sempre. Poi, ultima cosa, c'è un meccanismo che a noi forse sembra implausibile, ma che a Shakespeare piace tantissimo, che è il motivo per cui vari commentatori molto bravi come Oden ma tantissimi altri hanno pensato: ma forse Shakespeare è cattolico? Io non lo so se Shakespeare è cattolico, perché Shakespeare è tutto il contrario di tutto. Però una cosa sappiamo di Shakespeare, sicuramente perché ci viene consegnato in una maniera molto chiara dalla fine della sua carriera, dai cosiddetti drammi romanzeschi, da La Tempesta, Il Cimbellino, Pericle, Il Racconto d'Inverno più di tutto, ma che come vedete c'è anche nei Due Gentiluomini di Verona. Shakespeare crede completamente nel meccanismo pentimento-perdono. Shakespeare è sinceramente convinto del miracolo di una persona che si pente davvero e che quindi in virtù del suo pentimento viene perdonata e che questa persona accetta di farsi perdonare, che è la cosa più difficile. Tutti quanti i mediatori di conflitti internazionali, apartheid, Irlanda, vi dicendo, sanno che la difficoltà non è tanto perdonare. Perdonare è facile, la difficoltà è accettare il perdono. In Shakespeare questo meccanismo funziona alla perfezione ed è commovente, fa piangere di più della morte di Desdemona a volte, come finisce Il Racconto d'Inverno. Vedere delle persone che di fronte alla vista di quello che hanno fatto, di quello che gli è successo, invece che strapparsi gli occhi come Edipo, offrono il loro pentimento. In cambio di questo vengono perdonati e la pièce può finire a questo punto in un atto, in un quinto atto, sorprendentemente breve, perché se questo succede non c'è nient'altro da fare, da dire. Resta silenzio. Fausto, possiamo dire che abbiamo inaugurato le lezioni shakespeariane, possiamo dire che sono una figata, sono molto contento. Grazie Fausto, sei un grande. Grazie Laura. Allora,